Brunetta! Cioè, veramente è un ospite straordinaria lei, eh? Cioè, mi ha seguito tutto il monologo. Loretta? Ora dove è andata questa? Loretta? Ma io lo so, quando fa così vuol dire che si deve trasformare, fa qualcosa, capito? Io alle volte, quando si trasforma così, non, che non te l'aspetti, mi spaventa. Una volta che sono girato era Malgioglio, ho fatto io, no? Era Loretta, capito? Perché lei fa delle trasformazioni straordinarie. Guardate un po', ma ve le ricordate? Guardate, guardiamole insieme, guardiamole insieme. In diretta dallo studio Fiera 2 di Milano va ora in onda Loretta Coggin. Spegne adagio la luce, la sua bocca sul collo. Non cerco un re di denari, io voglio 7 bastoni. Io la lotta me la do con l'estintore, sei. E adesso che sento il tuo corpo vicino, frequento strele e il ristorante, sì, però. Le parole che mi stavano venendo in mente per presentare questo, come si chiama? What's the name? Ah, qual è il nome? Ah, Loretta Coggi, sì, Loretta Coggi. Beh, insomma, stanno sbagliate sulla bocca di una signora. Parola di sua figlia. Penso che ogni giorno sia come una pesca miracolosa e che è bello pescare sospesi su di una soffice nuvola rosa. Tu come un gentiluomo e io come una sposa. Mentre fuori dalla finestra si alza in volo soltanto la polvere, c'è aria di tempesta. Sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta, ma il mondo da qui sembra soltanto una botola segreta. Tutti vogliono tutto per poi accorgersi che niente. Noi non faremo come l'altra gente, questi sono e resteranno per sempre. Gli anni della nostra vita, i migliori anni della nostra vita. Stringimi forte che nessuna notte è infinita. I migliori anni della nostra vita, la nostra vita. Stringimi forte che nessuna notte è infinita. I migliori anni della nostra vita. Oh, questa sta a morire o faccio io il finale? Stringimi. Grandi!